un piccolo problema con... Poi ci dico. Ora appunto la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16, dalle 19 alle 20. E questo appunto oggi non è in trasmissione Claudio, perché Claudio è impegnato nel congresso del VCER, del congresso mondiale delle regioni etniche, che si sta svolgendo in questo, in questi giorni in Belgio. Di conseguenza ci sarà anche l'occasione di collegarci con loro e parecchi degli interventi delle persone che sono presenti, di vari rappresentanti delle varie regioni etniche, saluteranno i nostri ascoltatori. Claudio dovrebbe intervenire appunto da Anversa fra pochi minuti, di conseguenza ci sarà la possibilità di sentire dal vivo i saluti di altri pagani che sono riuniti appunto per questo congresso così importante. Il congresso ha una tematica che è anche di attualità, che è proprio legata al discorso della garanzia dei diritti, della tutela delle libertà religiose, è una tematica che è molto importante. Nell'attesa appunto di collegarci con Claudio, rimaniamo nell'attualità, rimaniamo in una cosa che ha a che fare con tutti noi, una cosa che riguarda il nostro paese, che è il referendum sulla fecondazione assistita. Domenica prossima e lunedì si va a votare e io invito tutti gli ascoltatori, io per primo farò il mio dovere domenica andando a votare il prima possibile, perché ci sarà anche da commentare sul come si cercherà di impedire ai cittadini di manifestare un loro diritto dovere. E di conseguenza il referendum sulla fecondazione assistita è un referendum importante, in quanto c'è un'intromissione dal punto di vista religioso della Chiesa Cattolica, del cristianesimo, nella vita individuale di tutti, nella vita delle singole persone. Ed è importante che i cittadini su una tematica così importante devono esprimere la loro opinione, devono dare il loro voto. Anche perché non è vero che la tematica sia fuori dalla nostra portata. È una tematica che ha a che fare immediatamente, in maniera concreta, con tutti quanti noi, perché proprio introduce principi, valori, qualcosa che ha a che fare sempre con la vita individuale. E di conseguenza abbiamo sentito uomini politici, molti uomini politici, che hanno cambiato idea, che hanno spostato i loro orientamenti, e se gli uomini politici che hanno scelto questa legge loro stessi sono accorti di aver generato un mostro, ed effettivamente la legge sulla fecondazione assistita non abbiamo problemi, difficoltà alcuna a differirla dal punto di vista della norma, dei principi, dei valori che porta avanti una mostruosità, in quanto va contro i diritti di tutte le persone, di tutti i cittadini. Ebbene, ricordiamo a questi politici che i cittadini hanno un indirizzo ben diverso, che i cittadini non vogliono essere asserviti, non vogliono inchinarsi a nessuna autorità e non vogliono essere certo obbedienti a un'autorità esterna che impone qualcosa nella nostra società, soprattutto quando impone cose atroci. E su quello che importa questa legge, io vorrei partire dando un caso concreto, perché molte volte io tutti i dibattiti che ho assistito televisivi da altre parti ho sempre notato che c'è uno sfuggire alle tematiche profonde che questa legge implica, cosa significa. E penso che la storia di una coppia normale, di una coppia eterosessuale, perché si discute moltissimo anche delle coppie omosessuali, di una coppia normalissima, penso che ci farà comprendere la drammaticità, la gravità dei principi che la legge 40, che domenica 12 e lunedì 13 giugno si vorrebbe abrogare. E partiamo da un articolo del Corriere della Sera del 31 maggio 2005. Portatori sani di una malattia genetica. Procreazione. Coppie in sciopero della fame. Da sabato scorso hanno aderito allo sciopero della fame indetto dal comitato Luca Coscioni e hanno cominciato la loro personale campagna referendaria per invitare la gente a votare 4 sì al referendum sulla legge 40. Sono Mary e Giuseppe Maltese, il papà e la mamma di Erika, una bambina di San Biagio di Argenta, Ferrara, morta all'età di 7 mesi il 1 settembre 2004 per una malattia congenita rara, la osteopetrosi, detta malattia delle ossa di marmo, patologia genetica che colpisce lo scheletro. Una malattia, dicono i genitori, che le abbiamo trasmesso noi, perché entrambi portatori sani del gene dell'osteopetrosi. Ora, dopo la tremenda tragedia che ha colpito la nostra famiglia, scrive la mamma, sto cercando di andare avanti, anche se non è per niente facile. Soprattutto, scusate, ma penso che riprenderemo più tardi. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao Claudio, sei già in diretta. Ciao, sono Claudio, sono qua al congresso del VCER
con alcuni amici con alcuni amici che stanno partecipando al congresso. Bene. Voglio intanto ringraziare tutti quanti i radioascoltatori, sapete che io non ci sono, sono qui ad Anversa. Niente, ci sono alcune persone che vogliono salutare dagli altri posti, parleranno in inglese naturalmente, Francesco dovrai tradurre. Va bene, farò il possibile. Ti passo subito Stefan del gruppo Tradite, Traditi è chi sta organizzando il congresso del VCR. Ciao. Thank you. Ciao. My name is indeed Stefan from Workgroup Tradisi, which is the Azatru community from the Low Countries, which is Belgium and Holland. And we are here now in sunny Bruges, and we're having a wonderful World Congress of Ethnic Religions and Traditions. And I can assure you that the Italian delegation here has done a lot of work in order to come to nice resolutions, which we will present to the United Nations organizations, the European Parliament, and also the local governments, possibly in Italy, and definitely also in Belgium and other countries. Benissimo, grazie. Beh, diciamo che il nostro... You're welcome. Bye-bye. Il nostro amico... No, adesso vi passo Michael, il nostro amico statunitense che sta seguendo le regioni etniche. Benissimo. Hello. Welcome. Benvenuto a Radio Gamma 5. Very nice to speak with you. My name is Michael Stramiska. I am American. I'm teaching religious studies at a college in Lithuania this year. Hello? Sì, sì, ti sento, parla pure. Sì, sei in diretta. Come on. Pronto? Sì, no, dimmi pure. Si è interrotto un attimo solo. Adesso passo lo zio, ancora. Yes? Yes, yes. So, I was saying I'm... American, teaching religious studies in Lithuania this year, and I have been to this Congress several times, in 1998, in 2004, and now, and it's very nice meeting for people from different countries who are trying to protect the ethnic or traditional religions of their countries. We could perhaps call these people pagans or followers of ethnic religions. And it's very pleasant to different groups talking about their different activities. We have some rituals where many people participate together. So it's been a very nice event. Anything else I can answer for you? Thank you. I speak many words of English. Thank you for your... Okay. Very good. Proprio your word. Thank you and luck to you. Grazie, bye. Thank you. Ciao, adesso vedo se riesco a prendere qualche altro membro perché gli amici della Grecia sono fuggiti leggermente in avanti, però li sto inseguendo cercando di prenderli. Ma sì, sono anche... finché li inseguo io appunto dico un attimino cosa è intervenuto. Il primo amico che è intervenuto rappresenta il gruppo Tradita del Belgio che ha organizzato appunto, è un gruppo pagano di tradizione Asap. Ecco qua, sto raggiungendo l'assis della Grecia. L'assis è... Hello? Sì, hello. Go. Do you speak English? Many. No, speak now. You are in radio. What do you want to ask? Ask of Pagan VCR Congress. Ah, yes, I'm a representative of the Supreme Council of the Pagan Hellenists. It's the eighth time that we participate in the World Congress of Ethnic Religions. This year we prepare some very nice and important resolutions for the European authorities, the United Nations and other authorities for the protection of the traditional pre-Christian religions and I'm still on the air? I had an interruption. Is very important on law of protection the religion of Europe. Yeah,
And we started this in the last year's congress that we had in Athens, Greece, and now we complete the discussions of the these resolutions, and we'll hope this will be heard from the ears of the authorities, and we have some better respect for the all the pre-Christian traditions and religions of Europe, and wider for the whole world. I think that this resolution we send the Parliament of Europe. Yeah. Also in also in the United Nations and other authorities that have to deal with such cases. In Italy, Paga Federation to send the government and other ministry with the law of minority religion. Mm-hmm. Oh, okay. Same thing we have done for in Greece. We have prepared a paper, but there we consider ourselves as the pre-Christian native ethnic religion, and we don't ask for recognition or minority religion. We just ask for a law to protect our belief as part of the ethnic tradition of the country. It's not to be seen only as monuments, etc., but also all the living forms of the pre-Christian civilization. The European civilization is a pre-Christian in qualsiasi cosa. Scusa, sorry for my English. There's no problem, it's not my language either. Thank you. You're welcome, bye bye. Grazie. Thank you. Scusate, ma io. Avete sentito quelle persone che siamo riusciti a catturare al volo? Comunque il congresso va avanti, adesso siamo nel luogo in cui c'è stato uno dei più grossi movimenti ereticali del nord Europa, che è stato il movimento delle beghine, le quali non sono state messe a rogo soltanto perché se ne sono appropriati i domenicani. E comunque adesso stiamo un po' guardando la storia di questo posto. Va bene. Anche perché il congresso è durissimo e le risoluzioni vengono dibattute in maniera estremamente intensa. Naturalmente c'è Grazia Manuela che ci sta facendo le traduzioni in diretta. Sì, bene. Ringraziamenti. Tu, Claudio, hai studiato poco l'inglese, perciò. Ok. Bene. Auguri per la trasmissione. Grazie. Grazie. Prossimo. Ciao. Claudio, appunto, è intervenuto da Anversa, dove c'è appunto questo congresso delle WCR, significa World Council of Ethnic and Religion, il Consiglio appunto mondiale delle regioni etniche. E le due persone che sono intervenute, appunto, uno rappresentava il gruppo Traditie, che è un gruppo belgio, del Belgio, dell'Olanda, e che di tradizione asatro significa che si rifà alla mitologia nordica, e soprattutto quella che si ispira principalmente all'Edda di Snorri, come documentazione letteraria. Logicamente la loro non è solo una rivisitazione storica, ma anche una valutazione di tipo esistenziale e di fatti di tipo culturale. E siccome appunto sia il Belgio sia l'Olanda le loro radici non sono certo cristiane, loro cercano di recuperare le antiche tradizioni religiose dei loro popoli, e le loro religioni appunto sono incentrate su questa visione appunto asatro. E il secondo amico che è intervenuto è uno studioso americano che si occupa delle minoranze religiose pagane, e che ha appunto a che fare con tutto quello che è la tutela di queste minoranze, perché è importante in un periodo in cui sono sintomi di intolleranza ovunque che le minoranze religiose, soprattutto quelle che sono l'abbasamento della cultura europea, riescano ad emergere. Il terzo intervento era del nostro amico del Consiglio dei Gentili Ellenici, che ha organizzato lo scorso anno sempre il congresso del WCR ad Atene, e lui ha ricordato molto i suoi interventi per quanto riguarda una legge di tutela che tuteli veramente e ampiamente le minoranze religiose, anche perché la realtà greca è una realtà molto attaccata, compromessa e vincolata dalla Chiesa ortodossa, e loro si rendono conto di quanto sia importante per tutti i pagani avere una possibilità di tutela legale. Logicamente questa risoluzione che avrà a che fare
con una richiesta di tutela verrà inoltrata a tutte le autorità europee e soprattutto al Parlamento europeo. Ci sarà appunto tempo di parlare lungamente ancora di questo congresso, perché è un congresso importante. Poi è una cosa significativa che questo congresso appunto avvenga in questo periodo, in questo momento in cui le religioni monoteistiche e tutte le religioni giudaico-cristiane rappresentano sempre un assalto, un attacco, una compromissione dei diritti dei cittadini. E il fatto appunto che Vulcer, e non è un caso, abbia scelto proprio quest'anno come tematica il fatto che gli stati abbiano da considerare in maniera più ampia la tutela degli diritti di tutte le religioni, soprattutto delle religioni che sono a fondamento della nostra civiltà, è un dato significativo. D'altronde questo evento è legato appunto in Italia alla legge sulla fecondazione assistita, ma ricordiamo appunto come anche il tema religione abbia avuto un valore molto importante nel referendum appunto olandese, in cui gli olandesi hanno scelto di non ratificare la Costituzione europea. Il motivo principale per cui molti olandesi l'hanno fatto è perché esiste un paese che è integralista cristiano come l'Italia, in cui la Chiesa cattolica e i cristiani impongono delle leggi che vanno contro i nostri principi, in cui gli italiani si fanno portavoce, parlo del governo italiano, si fa portavoce appunto delle istanze della Chiesa cattolica per imporre una morale unica. Di conseguenza, noi avendo delle leggi che garantiscono i cittadini e non la sottomissione a un Dio o una Chiesa, vediamo con pericolo il fatto che questa Costituzione possa servire come qualcosa per scardinare l'ordinamento legale, sociale e culturale del nostro Paese, e hanno scelto di non votare la Costituzione europea. E questo appunto è stato un elemento molto importante di quello che è avvenuto appunto in Olanda. E in Belgio appunto si discute del come fermare l'intromissione del monoteismo in ogni campo, e soprattutto il come ribadire che le varie religioni che sono nate e che sono la nascita dell'Europa abbiano una tutela legale. E appunto questo, dicevamo, questo congresso si avviene in concomitanza con il referendum del 12-13 giugno. Stavamo appunto leggendo un articolo preso dal Corriere della Sera che ci parla, che ci illustra di come una piccola storia individuale, che non è piccola per chi la vive, rappresenti un qualcosa di importante per comprendere la dimensione appunto, chiamiamola tragica per loro e veramente pericolosa per noi, della legge 40, la legge che il 12-13 giugno si vorrebbe appunto abrogare. E ora riprendiamo la lettura di questo articolo, Corriere della Sera, 31 maggio 2005, portatori sani di una malattia genetica, procreazione, coppia in sciopero della fame. Da sabato scorso hanno aderito allo sciopero della fame indetto dal comitato Luca Coscioni e hanno cominciato la loro personale campagna referendaria per invitare la gente a votare 4 sì al referendum sulla legge 40. Sono Mary e Giuseppe Maltese, il papà e la mamma di Erika, una bambina di San Biagio di Argenta, Ferrara, morta all'età di 7 mesi il 1 settembre 2004 per una malattia congenita rara, la osteopetrosi, detta malattia delle ossa di marmo. Patologia genetica che colpisce lo scheletro. Una malattia, dicono i genitori, che l'abbiamo trasmesso noi, perché entrambi portatori sani del gene dell'osteopetrosi. Ora, dopo la tremenda tragedia che ha colpito la nostra famiglia, scrive la mamma, sto cercando di andare avanti, anche se non è per niente facile, soprattutto in questo periodo in cui ho dovuto fare ricorso all'aborto terapeutico perché il figlio che stavo aspettando non era sano. Per me l'unica strada percorribile sarebbe la fecondazione assistita, ma la legge 40 impedisce alle coppie portatrici di gravi malattie genetiche di far nascere un figlio sano, perché vieta la diagnosi preimpianto. Non cerco un figlio bello, alto, con gli occhi azzurri, conclude Mary Maltese, voglio solo colmare un profondo vuoto. E questa è la fine di questo piccolo articolo, che ci racconta una grande storia, una drammatica storia. Ci racconta la situazione di questi genitori, ma di altri molti genitori. Pensate al dramma di questa coppia, di una coppia regolarmente sposata, di una coppia eterosessuale, che desidera avere dei figli. Questa coppia sa di essere malata, sa che non avrà possibilità, tramite i mezzi naturali, di avere figli. Questa madre ha avuto due figli. Uno gli è morto a 7 mesi e penso che non sia uno spettacolo molto bello per una legge obbligare i genitori a assistere alla morte di un figlio.
Il secondo figlio che ha concepito ha dovuto abortirlo perché aveva fatto la fine dell'altro. Cosa dice in sostanza la legge 40? La legge 40 dice che questa donna dovrebbe ricorrere sia alla procreazione assistita, dovrebbe fare fecondare 3 ovuli, questi appunto 3 embrioni non potrebbero essere sottoposti a nessun controllo medico, a nessuna valutazione, e in maniera obbligatoria, pur sapendoli malati, perché un figlio morto a 7 mesi e uno abortito perché era malato, pur sapendo che sono malati, dovrebbero essere impiantati nell'utero della donna e lei li dovrebbe portare la gestazione avanti. Fatto questo, dovrebbe, se se ne accorge, scegliere di abortire. E sapete cosa è dentro, l'aborto è sempre un trauma, non è certo una cosa molto semplice da accettare per una donna. O in alternativa avrebbe la scelta di farli nascere e di vederli morire tutti e tre. Perché? Perché la legge 40 sulla fecondazione assistita vieta l'analisi di preimpianto. E dice una donna come questa, che sa che se la medicina, la scienza non la può aiutare, avrà solo figli malati destinati a morire in maniera atroce. Allora, chiediamoci, che senso ha una legge come la legge 40 sulla fecondazione assistita? È una legge che vuole portare solo sofferenza, imposizione e violenza. Pensate, la condizione di questa donna è una condizione che altre coppie, molte altre persone vivono, convivono e portano avanti. Eppure, perché un principio della Chiesa Cattolica, un principio cristiano, un principio che qualcuno vuole imporre a tutti, la obbliga solo a soffrire. Ma noi cittadini, penso che il nostro scopo sia di convivere con persone che siano felici. E perché non dovremmo garantire a questa donna di avere un figlio? E di averlo un figlio sano. Lei stessa dice: a me non importa un figlio bello, non farei nessuna selezione genetica, non praticherei certo qualsiasi altra cosa, desidero solo un figlio. E desidera un figlio per colmare un vuoto profondo. Benissimo, questo suo desiderio, che non nuoce a nessuno, sottolineiamo, non va contro nessun principio, che riguarda solo questa coppia, gli viene vietato da una legge 40. Legge che il 12-13 giugno moltissimi chiedono di abrogare. E allora, al di là delle discussioni inutili, al di là delle campagne più o meno assurde, al di là degli obblighi, pensiamo, è giusto che il nostro voto o il nostro non voto permetta a questa donna, a questa coppia di soffrire? Io invito gli ascoltatori a rifletterci. D'altronde, perché tutti i politici che vogliono sostenere questa legge si rifanno al Vaticano? Ma perché vogliono far soffrire le coppie, gli uomini e le donne? Perché c'è questa volontà di sottomissione? Da dove deriva l'origine di questa legge?